Elena, grazie mille intanto per essere qui. Ci siamo incontrate per parlare del Boemo, il film di Peter Wacław, che racconta appunto l'ascesa e il declino di questo compositore del Settecento, del quale fondamentalmente non sappiamo niente, Józef Misliwicek, che al tempo di un Mozart bambino in realtà era famosissimo in tutta Italia. E io in realtà vorrei partire da un aspetto, perché Wacław ha un passato da documentarista e ogni tanto guardando il film mi ha dato questa impressione di seguire gli attori con un taglio quasi documentaristico. Volevo sapere com'era stato lavorare con lui da questo punto di vista, proprio registico, come vi ha diretti. Dunque, è interessante questa cosa che dici perché è vero, soprattutto secondo me nei termini della messa in scena, cioè anche grazie alla fotografia che si avvale sempre di luce naturale, la messa in scena aveva una capacità di risultare realistica anche per chi la viveva. Chiaramente, quando si tratta di film d'epoca, è normale che insomma, ci sia una grande propensione all'immedesimazione rispetto agli abiti, insomma, si deve cercare di entrare veramente dentro un'atmosfera, no? E naturalmente gli abiti, ma altresì le location e lo stile di ripresa, in questo caso molto leggero, con una fotografia molto leggera, quindi quasi senza luci artificiali, se non quelle molto spesso a lume di candela. Già questo aiutava, diciamo, a dare una sensazione di forte realismo. Poi Petr è un regista estremamente attento, grandissimo conoscitore della materia e con un gusto e una capacità di comprendere le scene molto profondo. Va detto che lui l'ha scritto di suo pugno, facendo una quantità di ricerche assurde, studiando tantissimo e riproponendo anche una serie di spaccati di quell'epoca, alcuni proprio tratti anche da cose diverse da quelle che erano interessate, cioè che riguardavano la nostra storia, ma che sono state inserite per creare questa atmosfera. Quindi la ripresa non era una ripresa che nascondeva la macchina in cui le cose accadevano naturalmente, ma invece diciamo c'era una grande precisione, quindi forse in questo differisce dal documentario che io non ho mai fatto. Cioè, ho lavorato con Alina Marazzi, che è una grande documentarista, e quindi conosco questa pasta, diciamo, di verità che, però in questo caso invece c'era più che altro questa necessità di creare un contesto verosimile, che in realtà dovrebbe essere, diciamo, una preoccupazione sempre. Non è una cosa strana che nel cinema si cerchi di essere verosimili, però devo dire che in questo caso mi ha colpito particolarmente, dal momento che era così distante da me, no? L'epoca, il Certo. personaggio, la storia, non era così facile, diciamo, non era così scontato, insomma. Non so se ho risposto, però. Assolutamente. Hai citato poco fa, gli abiti, immagino anche il trucco sia un elemento fondamentale. Volevo Sì, quasi, sapere. quasi, ahimè, quasi non c'è il trucco, Sì, infatti. infatti ho visto sia te che Barbara Ronchi, ho notato questa cosa qui, però poi ho pensato, una donna, un'attrice con quegli abiti che racconta una nobile donna del Settecento che per l'epoca era modernissima, com'è stato stare dentro quegli abiti? Cioè, immagino che ci sia una costrizione fisica dietro quei corsetti, che costringano ad avere una certa, posizione del corpo. Assolutamente sì, intanto mio applauso personalissimo, ma credo condiviso da tutto il cast, va a Cavalletto che ha fatto i costumi, che secondo me ha fatto un lavoro eccellente, perché erano tutti giusti, senza mai essere stucchevoli, senza mai, come dire, riproporre, come a volte capita all'epoca, in maniera troppo. Un po' come quando in Italia si fanno gli anni 70, c'hanno tutte delle teste così, come se gli anni 70 fossero stati solo questo, no? Adesso chiaramente faccio parallelismo, forse un po' scemo, però gli abiti erano molto giusti e molto ben fatti e molto belli, con una enorme attenzione. È chiaro che avere un abito del Settecento ti costringe, come hai detto tu giustamente, ti costringe fisicamente perché hai un corsetto e una attenzione particolare al petto che ha seno a parte.
una grande importanza perché è proprio il volto, il petto e le mani sono, diciamo, la parte che più di tutte si mostra, no? Perché il resto è nascosto e la gonna, con quella gonna non puoi che sederti in un certo modo, come racconta il film, questa gonna può nascondere qualunque cosa. Certo. cioè è impossibile, io penso anche se uno non fosse un attore, è impossibile non essere condizionati da un abito del genere, immediatamente ti porta altrove. Poi c'è da dire che per chi fa questo lavoro non c'è niente di più divertente di poter veramente mettersi degli abiti diversi da quelli che si usano normalmente, perché immediatamente il carattere, poi nel mio caso della Marchesa avevo un abito fantastico, mi cambiava la parte sopra, no? Non so come si chiama, una specie di stola sopra, un Sì. cappottino che cambiava, ma il vestito sotto, anche perché chiaramente erano degli abiti incredibili che si dovevano usare, riutilizzare e poi magari cambiare alcuni dettagli per renderli sempre nuovi, no? Quindi io ho adorato, avevo non soltanto capelli miei, ma anche un Sì. tupè, come si chiama? Il trucco è quasi, appunto, lui è stato molto, molto ligio, venendo meno magari a una certa scuola che comunque tende ad abbellire gli Sì. attori, e invece se ne è totalmente fregato e ha fatto come erano le cose in quel momento, quindi praticamente zero, giusto un po' di rosso, soprattutto in quell'epoca, oppure il trucco, che però indicava un'altra classe sociale, no? E tanta cipria. Sì, è vero, è vero. Infatti, io poi, tra l'altro, ho trovato molto bello come questo film in realtà racconti il femminile anche, perché ci sono vari personaggi femminili e ognuno di loro racconta uno spaccato di società, perché il tuo personaggio è libero. Il personaggio di Barbara Ronchi ha una sua indipendenza, ma anche una sua costrizione, e poi c'è chi invece è proprio. Deve sottostare alle volontà degli uomini. Pensiamo all'ultima donna della sua vita che incontra con un marito che fondamentalmente non l'ama ma la possiede, o la prima donna della sua vita che è una giovane ragazza che vorrebbe essere libera, vorrebbe suonare, ma il padre ha deciso per lei il suo percorso. Credo che questo film, in questo senso qui, sia anche molto contemporaneo, perché fondamentalmente poi ci ritroviamo sempre a parlare No, del ruolo della donna, di come sia. sai, poi nel Settecento è chiaro che è stato un momento particolarmente vivace, no? Di grande spinta. E il mio personaggio in un certo senso sintetizza questa libertà di pensiero, questa libertà di uso del corpo, naturalmente rimanendo all'interno di certe regole, ma comunque con una sfrontatezza spesso legata al potere che deriva sempre dai soldi, e quindi chiaramente anche questo racconta, diciamo, come al solito, questo binomio, la libertà che va a braccetto con il potere, no? E con la classe sociale. D'altronde la cosa secondo me interessante di questo film è che è vero che è il grande racconto di un uomo e del modo in cui fa la sua fortuna, in cui diventa un artista e lo fa venendo in Italia, che in quel momento era la patria assoluta di quella musica. Però è un grande affresco, cioè è davvero, non che la musica sia un pretesto perché è al centro della storia, totalmente, ma contemporaneamente Petr è, secondo me, è riuscito in una maniera molto bella a raccontare, a dare veramente la sensazione di quell'epoca, appunto, come dicevi giustamente, raccontando, intanto raccontando che per diventare qualcuno allora c'erano tre strade. Uno era la carriera militare. L'altra era la carriera ecclesiastica e la terza erano i letti delle donne, a seconda di come, no, ci si muoveva all'interno di questa cosa si ottenevano più o meno i risultati, indipendentemente o comunque non soltanto in relazione al proprio talento. Con le dovute differenze ci sono come, cioè,
come dire, c'è anche quest'idea della società come un luogo nel quale bisogna muoversi in un dato modo per riuscire a emergere, no? Beh, Assolutamente. allora chiaramente era ancora più clamoroso perché non c'erano i mezzi di comunicazione che abbiamo adesso. Per cui. Sì, comunque, insomma, io sono rimasta piuttosto sorpresa dalla capacità di raccontare proprio un sentimento collettivo di quell'epoca. Che è molto sfaccettato. È vero. E c'è una frase che mi ha colpito tantissimo che il boemo pronuncia quasi all'inizio del film, quando sta facendo una lezione a questa giovane ragazza e dice che il timore degli errori porta alla rigidità, pensa solo a suonare con il cuore. Volevo domandarti se è qualcosa che credi si possa adattare molto bene anche alla recitazione. Sì, sicuramente sì. Sicuramente vale, credo per. Sai, si dice sempre si acquisisce tutto, si impara tutto, si studia e poi ti devi lasciare andare, no? Ma questa è una cosa un po' magica, nel senso lasciarsi andare è veramente un lusso che certe volte si ha e certe altre no. Veramente dipende un po' da come ti sei alzato la mattina, almeno per quel che mi riguarda, non è una cosa che riesco a controllare, è una cosa che penso sempre, però perché bisogna essere molto sicuri di sé per lasciarsi andare, bisogna essere molto capaci, cioè molto consapevoli del grande studio che c'è dietro. Per questo studiare e prepararsi è l'unica possibilità per lasciarsi andare, almeno nel mio caso, no? Perché se no si ha sempre la sensazione di dover, cioè di non essere in controllo, di dover usare qualunque momento per cercare di colmare le lacune. Invece. Se si è molto preparati, comunque accadono delle cose che noi non sappiamo e non controlliamo, ma c'è una base, no? C'è qualcosa soprattutto dentro di noi su cui poggia. Magari le persone dall'esterno può darsi che non se ne accorgano nemmeno, ma è la sensazione, interna che cambia e che ti fa aprire, ti rende un po' più libero, ti permette anche di famoso lusso di sbagliare, no? Che è veramente così difficile, Sì, che difficile darsi il permesso di fare una cazzata, di dire provo, vediamo che succede, no? Perché da qualche parte significa essere, secondo me, significa essere solidi, non avere paura di esplorare qualcosa che non è corretto secondo la forma condivisa, adesso poi adesso è ancora più più che difficile perché, mai, insomma, sì. dobbiamo essere tutti quanti performanti, bravissimi, bellissimi, perfetti. Quindi l'errore, tra virgolette, errore, viene ancora di più marginalizzato. Demonizzato, sì. Esatto. E ovviamente l'hai detto anche tu, la musica in questo film è centrale, è bellissimo come queste composizioni che non abbiamo ascoltato per decine, centinaia di anni, in realtà, tornino finalmente a vivere. Però volevo sapere se per te come attrice la musica ha un ruolo centrale. Se ti capita mai di preparare appunto un personaggio attraverso della musica e se per questo ruolo in particolare magari avevi avuto delle indicazioni di ascoltare determinati brani. Beh, allora, per questo ruolo chiaramente ho sentito tutta la musica possibile relativa a quell'epoca e anche naturalmente la musica di Mislivecek. Però in generale, no, anche perché più adatta di questo non si può. Guarda, per me la musica è veramente la cosa più istintiva di tutte. Guarda, l'altro giorno lo diceva qualcuno al Festival di Sanremo, che mi sto guardando tutto, e diceva che non. Chi lo diceva? Bravissimo, non mi ricordo. Comunque diceva, non ci può. Benigni. Forse sì, è perché la prima Benigni, serata. non può esserci, non può esserci guerra, non può esserci dolore dove c'è la musica, nel senso Sì. adesso non era proprio così, era meglio di così, però il concetto è che comunque vabbè, però ha detto lui, quindi potete recuperare. No, però il concetto è vero che quando cioè che la musica è veramente il veicolo primario, almeno ripeto, per me, ma io presumo per quasi tutta la popolazione umana, delle emozioni è proprio la chiave perfetta per scardinare qualunque forma di resistenza.
per scardinare sentimenti difficili, sentimenti cupi, sentimenti di gioia, per lasciarsi andare, per ballare, per gridare, per godere, qualunque cosa. E dunque, io sono peraltro onnivora, mi ascolto tantissime cose, amo cantare, amo suonare, è uno strumento semplicemente fondamentale. Non saprei però dirti in maniera organica. Ah, c'è stato un periodo in cui ero molto ordinata e facevo i compiti, che mi facevo le playlist per ogni personaggio, no? Queste playlist, questo ascoltate. Adesso la cosa è diventata, mi assomiglia di più, è un po' meno ordinata ed è un po' più casuale. E magari trovo dentro delle canzoni trap che non sapevo neanche di avere nel cellulare delle suggestioni per i personaggi, perché poi quando uno studia un personaggio si sostanzialmente alla ricerca di qualcosa di nuovo di se stesso da poter inanellare in fila, no? Per, come dire, cambiare i pesi dentro se stessi e fare emergere più qualcosa, nascondere più qualcos'altro. Io mi faccio delle grandi. E sono sicura di incontrare ogni tanto qualche attore che fa la stessa cosa. Intanto facciamo finta di essere al telefono e ripetiamo, vabbè, pure cioè, fai finta di essere al telefono e sei anche dentro tutti i videoclip della tua vita e soprattutto le camminate, il modo di camminare, di muoversi in metropolitana, ci sono dei momenti altissimi di ricerca, perché è veramente per me è esattamente come tornare a 14 anni quando c'avevo le CD con gli MP3 tutti Come no, insaccherati certo, dentro, assolutamente. peraltro Anch'io sì, avevo, mi era portavo appresso una roba così. certo, un coso così, e lì delle giornate intere ad ascoltare questa musica per capire chi sei fondamentalmente. Quindi è una cosa che non è mai finita, c'è stato per fare gli attori, ma se non facessi questo lavoro sarebbe uguale da questo punto di È vista. vero perché il linguaggio secondo me è più intimo e profondo di tutti, proprio la musica è qualcosa È di... immediato, è intimo ed è anche collettivo, però. Cioè, non c'è niente come la musica che unisca tutti quanti, no? Forse lo sport, però insomma, per me meno. Sì, E anche per me. quindi quella cosa lì, quando sei lì che canti la stessa canzone, anche il tuo vicino che lo guardi, non gli rivolgeresti mai la parola, in un altro momento lo giudicheresti, quel È momento vero. proprio cuore a cuore, fratelli, no? È così. Quindi quella cosa è veramente la più potente di tutte. Quindi chiaramente fare un film che ha come centro la musica, già di per sé, cioè, tra l'altro, appunto, comprendere la passione, qua nel frattempo c'ho dei pezzi di Serranda in faccia, vabbè, comprendere la passione della musica è una delle cose che avvicina, secondo me, di più le persone, cioè quando ti guardi ti dici, e vedi che godi per le stesse cose, no? E sono i momenti in cui ci si trova, in cui da un certo punto di vista non ci si perde poi più. Vabbè, adesso ho cambiato completamente il discorso, però. No, ma io sono d'accordo con te. Per me la musica, ancora più del cinema, della letteratura, è un linguaggio per scoprire appunto per me stessa, non c'è niente di più forte. Ci sono stati momenti della mia vita in cui non sono riuscita ad ascoltare musica per quanto stavo male, perché era un linguaggio così intimo Sì, che certo. mi distruggeva, non potevo ascoltare niente. Quindi, e tra Poi c'è l'altro, proprio la un'altra. musica classica poi mi ha riportato ad ascoltare musica. Poi un'altra cosa che mi colpisce, è che stiamo andando totalmente fuori tema, ma comunque è che la musica non ha bisogno di essere commentata. Adesso noi ci divertiamo, mo ci vuole veramente col Festival di Sanremo, dire no, però in realtà, mentre un libro c'è proprio voglia, bisogno a volte di parlarlo, di parlarne, di sviscerarlo, eccetera. Idem i film, infatti la parte drammatica del fatto che ci riguardiamo a casa è che non ci si confronta più, no? Non si dice. La musica, sì, io poi sono una grande appassionata delle riviste musicali, anche se me le spizzo e tutto, però intanto scrivono questi articoli, non finiscono mai, che alla fine non ti tolgono, non ti danno niente, rispetto a la tua percezione è comunque più potente, e appunto È certe volte basta vero. guardarsi e dire, te l'hai ascoltata? Sì. Boh, no, nel senso, non c'è bisogno, è veramente un po' più universale come linguaggio. Ma noi stavamo parlando di un film, però, Faccio vabbè. un'ultima domanda e poi ti lascio Sì. andare. Ovviamente il protagonista di questo film ci viene raccontato che a un certo punto della vita lascia tutti gli agi che ha perché vuole provare a capire se riesce a realizzare il suo sogno.
E fa fatica ad inserirsi nell'ambiente musicale. Se pensi ai tuoi inizi, hai fatto molta fatica anche tu a trovare appunto il tuo posto all'interno di questo mondo? Guarda, mi chiedi una cosa curiosa perché io non ho mai pensato, non ho mai pensato a me come facente parte di un mondo, no? Pensavo soltanto a me che mi impegno e faccio, vinco quel provino e faccio quel film e poi qualcuno pensa che sono abbastanza capace da poterne fare un altro e faccio, come dire, il mio percorso di sopravvivenza e da una parte e di ricerca di me stessa dall'altra, fantasticamente sintetizzando ogni un lavoro, grazie a una botta di culo, diciamo, iniziale che mi ha dato la possibilità di riuscire a fare quello che desideravo, senza saperlo esattamente, mi è un po' successo, quindi perfetto proprio. Adesso che è un po' che macino, sento un po' questa preoccupazione della posizione, cioè in che punto sono rispetto a questo mondo? Sono dentro questo mondo, sono fuori questo mondo esiste, che mi rendo conto mentre lo dico che è una pippa mortale ed è anche una cosa un po' inutile, nel senso che poi questa appartenenza è un sentimento tutto privato che dipende da vari momenti, no? In certi momenti ti senti di far parte di qualcosa, in certi altri sei solo con te stesso e non esiste una certificazione di nessun tipo che possa metterci un timbro e dire sì, è così, tu fai parte. Qui adesso, anche grazie a questa simpatica piattaforma di social network, siamo tutti molto preoccupati di come appariamo, di che punto siamo, che cosa pensano gli altri di noi, se facciamo o non facciamo parte di qualcosa. E sentiamo anche dei sentimenti di esclusione molto forti o di appartenenza totalmente fasulla, molto forti. E la verità è che a me non mi è mai fregato niente, quindi spero presto di tornare a fregarmene, perché cioè, non ci ho mai pensato, quindi non vedo perché adesso mi ma Iniziare. avevo cominciato a farmi questo problema che proprio soprattutto ti distrae, no? Ti distrae dal tuo Dal tuo centro, dal cerchio, percorso. Da esatto, tu perché, ma c'è? io Sì, credo sì. che sia una cosa che a un certo punto capiti a tutti, no? Dobbiamo fare i conti con noi Penso di sì. stessi, cerchiamo di capire se abbiamo preso la strada giusta e la stiamo percorrendo bene, però è vero, ogni tanto dovremmo imparare un pochino a lasciarci andare un po' di più, Ma più che altro assolutamente. perché ho come la sensazione che non cambi niente. Poi a meno che uno non sia uno stratega che dice, ah, adesso la mia vita sta andando da questa parte, non è esattamente come volevo, allora faccio questa mossa e faccio quest'altra cosa. Ma io vado col vento, cioè mai fatto un piano in vita mia che mi sia riuscito soprattutto, per cui è proprio fallimentare. Credo che come me ce ne siano parecchi, ci stiamo tutti un po' facendo così, confondere da desideri che non ci appartengono, È veramente. un problema collettivo, probabilmente. Sembra proprio di sì, mi sembra proprio di sì. Bene, io ti ringrazio moltissimo per il tempo che mi hai dedicato, è stato un Grazie a piacere. te, Grazie grazie, grazie a te infinite. anche per me. Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao.